Pizzoli consulta il cronometro, il fischio d'inizio è della Fiorentina, pronta a iniziare la finale dell'edizione numero 63 del Viareggio. Partiti, la palla all'indietro subito per Fatticcioni, attenzione al fischio però perché c'è Denis Alibek pronto a mettere in mezzo questo pallone, la palla per Dell'Agnello, scalpo di testa sul fondo, subito Dell'Agnello ci ha provato, c'è il tocco di un avversario, calcio d'angolo, Inter che parte forte. Benedetti pronto al lancio lungo, prova a servire Alibek sulla sinistra, Denis mette giù il pallone, il movimento di Biraghi in area di rigore, attenzione ancora Inter che ha questo pallone, palla che resta viva, Roma no, la tocca corta Dell'Agnello, Inter in vantaggio, Simone Dell'Agnello subito al quarto minuto nella sua città trova il sesto gol del suo torneo di Viareggio, l'assist fantastico di Roma no, si candida capocannoniere, si candida anche a miglior giocatore della manifestazione, ma candida l'Inter alla vittoria, quarto minuto, subito il vantaggio, l'esultanza di Simone Dell'Agnello, qui nel suo stadio, qui nella sua città, Inter 1, Fiorentina 0, quarto minuto, bellissima azione. Si fa vedere anche Faraoni che va a ricevere la palla fuori proprio a Roma, no, il cross, secondo palo, attenzione, Dell'Agnello di testa, sfiora il raddoppio, c'era dietro Irasek, smarcato, Dell'Agnello ha avuto nella circostanza l'egoismo del centravanti, è andato a saltare, forse era meglio piazzato Irasek. La palla sulla destra, attenzione, Alibek, il duetto con Irasek, attenzione, Alibek in area di rigore, Denis, la palla sul sinistro, si ferma, sempre lui, Alibek fino in fondo, Alibek, palo e poi mette fuori Romiti, che occasione per l'Inter per raddoppiare qui, one man show di Denis Alibek che si beve mezza difesa della Fiorentina, cerca il sinistro angolato e qui il palo e poi non sa nemmeno lui, Romiti come fa a mettere fuori. Inter vicinissima al raddoppio. Squadre che compongono l'ossatura della nazionale azzurra, che ha tentato anche l'avventura mondiale. Attenzione a Carraro che mette il pallone in mezzo, il colpo di testa fuori da parte di Iemmello che si dispera. E qui la prima vera occasione da gol per la Fiorentina. Attenzione alla palla di Carraro sul secondo palo, ben calciata, rischia qualcosa mandando il pallone in calcio d'angolo Biraghi. Il direttore di gara va a consultare il suo cronometro e dice che può bastare così per i primi 45 minuti, Inter in vantaggio nella finale della 63esima edizione del torneo di Viareggio. Cerca un altro pallone a cambiare completamente lato, Biraghi ci arriva per primo con la testa, palla facile preda adesso però di Piccini che prova ad accentrarsi, attenzione all'azione del terzino Gigliato, Piccini con il sinistro, cerca un tiro cross e qui bisogna fare attenzione perché il vento può rendere insidiosa ogni traiettoria, Ernesto Paolillo di fianco ad Arrigo Sacchi. La punizione di Carraro, il tiro a giro, Bardi dice no e mette in fallo laterale, questo è il primo intervento di Bardi, la prima vera occasione da gol per la Fiorentina, la punizione di Carraro calciata bene ma Bardi c'è, sulla destra per Piccioni, si fa vedere un compagno, la palla invece in area di rigore per Iemmello, Benedetti ci arriva per primo, poi attenzione perché c'è Taddei che tenta il gran tiro da fuori e per poco non causa qualche grattacapo a Bardi, la conclusione con il destro di controbalzo di Taddei che è andato vicino al pareggio. Palla giocata adesso da Natalino che dà in profondità per Dell'Agnello, poi Faraoni a gamba adesso, buona scelta da parte di Faraoni, attenzione Irasek che deve allargarsi, Faraoni continua, palla al piede, ancora Faraoni, prova lui, Faraoni traversa! Palla che termina sul fondo ma Faraoni rischia di fare il gol più bello del torneo di Viareggio prendendo palla ancora nella propria metà campo, 30 metri di corsa, il tiro a giro bellissimo e la traversa, e a questo punto i legni diventano due con la traversa di Faraoni che meritava il gol. Carsen tocca il suo primo pallone sulla destra per Faraoni, attenzione Faraoni, uno sguardo al centro dell'area, parte il cross, il liscio, la palla per Alibek che si ferma, Irasek si era mosso e poi attenzione c'è il calcio di rigore per il fallo su Milan Irasek, un fallo tanto netto quanto direi ingenuo da parte della Fiorentina, il calcio di rigore per l'Inter che ha un'occasione fondamentale, Alibek è andato lui subito sul dischetto, attenzione la rincorsa di Simone Dell'Agnello contro Seculin, mani sui fianchi per il nostro centravanti, parte Dell'Agnello, 2-0 Inter e diventa anche capocannoniere Simone Dell'Agnello che segna il 2-0 e fa vedere poi bellissima questa scena con lui che mette la maglietta e sul terreno di gioco Simone Dell'Agnello
capocannoniere della manifestazione con 7 gol, raggiunge in testa il varesino De Luca. Simone Dell'Agnello, rigore tirato in maniera impeccabile, qualche battibecco insomma, ma Inter che trova il raddoppio e vede avvicinarsi la Coppa Carnevale per Simone Dell'Agnello, il 7° gol. Attenzione, barriera a 4 con un giocatore della Fiorentina a dar fastidio, disposta da Bardi, il destro di Carraro che proverà a scavalcare la barriera, arriva anche Irasek, parte Carraro, Bardi ancora sul suo palo, non si fa sorprendere. La palla tagliata sul primo palo, il colpo di testa ad allontanare della nostra difesa, ma è ancora Fiorentina adesso con questo pallone in mezzo, Bardi esce con i pugni, comunque si prosegue adesso con Seferovic. La palla giocata da AGA, attenzione al traversone per vie centrali, la testa è quella di Chisela, poi arriva Piccioni che tira. Il tiro di Piccioni e Bardi ancora una volta è puntuale sulla conclusione estemporanea ma molto efficace, palla che scende, non ci pensa due volte, collo pieno. Bardi deve respingere coi pugni, non si può bloccare un pallone così. Attenzione al prolungamento per Seferovic che cerca il sinistro improvviso, la palla che termina sull'esterno della rete e qui adesso incomincia a accumulare occasioni anche la Fiorentina con Seferovic, qui lo manda sull'esterno Benedetti, Seferovic trova comunque un'angolazione impossibile. Attenzione, 7 saltatori della Fiorentina in area di rigore, la palla che rimbalza come un flipper, poi cerca la conclusione, un giocatore fiorentino, arriva per primo un interista, ancora la Fiorentina che ci prova e Bardi sul tentativo di conclusione da parte di Iemmello che l'aveva messa lì sotto la traversa. Bardi ha capito tutto, qui Camporese non trova l'attimo per la conclusione, poi la palla come in un flipper arriva fino a Iemmello che la piazza, Bardi attento con la mano di richiamo, grande intervento ancora per Francesco Bardi. La palla per Bessa, si ferma Daniel, arriva Irasek, ancora la forza di andare in sovrapposizione, adesso è completamente sbilanciata la Fiorentina, se ne accorge Bessa che serve Carsen, la palla per Carsen, il tiro di Carsen, Seculin, Inter vicina al 3-0 con la gran botta da fuori di Sebastian Carsen proprio al 90°. Palla giocata adesso in mezzo per gli ultimi assalti della Fiorentina con Acosti in area di rigore, il problema è girarsi Acosti, la palla sul fondo e sarà calcio di rinvio e a questo punto mancano 30 secondi al fischio finale di Rizzoli. Pronto? Pronta la panchina nerazzurra, tutte le telecamere puntate su Fulvio Pea, 15 secondi, Inter che dopo il 1962, il 71, l'86, il 2002 e il 2008 con la vittoria della squadra di Vincenzo Esposito, capitanata da Dennis Esposito, torna sul tetto del Viareggio, l'Inter vince la 63esima edizione della Coppa Carnevale, una grande vittoria dei ragazzi di Fulvio Pea, la vittoria del gruppo, la vittoria del sacrificio, la vittoria del carattere, la vittoria che rende onore ulteriormente all'Inter. La Fiorentina quest'oggi ci ha provato, ci ha tentato fino all'ultimo, ma non c'è stata partita.